Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi vogliamo parlare di comunicazione, di linguaggio non verbale. Si dice che un gesto vale più di mille parole. Lo facciamo con il dottor Francesco Di Fanta, ospite in studio. Grazie di essere qui. Grazie a voi, buonasera. E con il suo libro, I segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo. È vero che un gesto vale più di mille parole a volte? Eh sì, cara Alessandra, vale più di mille parole perché si deve pensare che circa il 60, 70, se non l'80% del significato di quello che diciamo passa attraverso il nostro corpo. E anche Seneca diceva bisogna credere più alle proprie, ai propri occhi che alle proprie orecchie. E è vero, verissimo. Come si diventa esperti di prossemica? Beh, la prossemica è uno degli elementi della comunicazione non verbale. Giustamente da questa cosa bisogna dire che è una disciplina, non una scienza precisa, quindi prende da altre scienze, esatto, e da altre discipline. La prossemica è una delle discipline che afferiscono, è quella che gestisce la distanza tra i corpi, importantissima, giustamente. Però diciamo che la comunicazione non verbale o il linguaggio del corpo, ecco, prende da tante parti. Quindi diciamo che ci si può arrivare da diversi percorsi. Io personalmente ho fatto scienze della comunicazione, sì. Molti sono psicologi e trattano questa materia e così via. Insomma, non c'è una limitazione. Essendo multidisciplinare ci si può arrivare da più punti. Ecco, sicuramente il comportamentismo e la psicologia sono un buon punto d'inizio, certo. Quindi non bisogna essere psicologi per studiare o sapere di questo Non necessariamente, anche se ovviamente tanti elementi di psicologia vengono comunque tirati in ballo, quindi ecco, personalmente ho studiato tante cose di diverse materie per poi metterle insieme. Allora io vorrei subito metterti alla prova, sì. Divertiamoci un po', adesso chiamerò delle foto di alcuni politici, li chiederò alla regia. E parliamo dei politici nazionali, di chi ha vinto le elezioni ad esempio. Sì. Eccolo qua, Bersani. Allora, in questa foto sembra abbastanza deciso, anche con le sopracciglia che fanno una V verso il basso, con l'angolo verso il basso ci fa capire un momento di decisione, quasi di rabbia, ecco. Anche la mano a taglio è un gesto illustratore che punta verso il pubblico. In questo caso fa il gesto della precisione, vediamo, è come prendere una mosca per le ali, quindi puntualizza qualcosa in questo modo. Sembra con la faccia qui più rilassata, effettivamente. Sì, forse un po' più rilassato, sì, anche sì, se sì. Insomma... Lui è abbastanza flemmatico anche quando parla, lo sappiamo. Qui un po' ciusi. Qui sì, qui un po' ciusi, forse gli hanno detto qualcosa che non ha digerito, che non condivideva appieno. Infatti vediamo un accenno dell'espressione del disprezzo, particolarmente visibile sul lato della bocca. Poi, eccolo ecco, qua, ecco eccolo qua. Il nostro lo energico scompaginatore. Lo scompaginatore, l'energico Grillo. Lui è appunto un eroe delle folle, nel senso che riesce a infiammarle con la sua comunicazione non verbale. Vediamo, ecco, appunto, ecco questo è un gesto emblematico, molto interessante, ovvero è un gesto che è legato come a una cultura. L'ombrello. Esatto, una cultura di riferimento. Questo è un gesto che in Italia viene capito, in altre culture potrebbe non essere capito, perché i gesti emblematici appartengono a differenti culture. Questo è un buono spunto per dire questa cosa. Grillo poi, ecco, con la sua mimica, con facciale, la sua energia, poi la prossemica, lui la gestisce molto bene perché sul palco si muove, si avvicina alle persone, come giustamente. Ecco, appunto. Anche questo è un altro gesto anche emblematico. Questo, sì, però questo è un gesto più iconico, se vogliamo, perché credo sia. Mima qualcosa, diciamo, esatto. Una parte specifica del corpo e credo sia intendibile anche in altre culture questo, più dell'italico gesto dell'ombrello, diciamo. Adesso però vogliamo vedere un altro grande comunicatore, sì. Eccolo qua. Ah beh, qui adesso anche se sta facendo le corna in basso, insomma, forse è uno scongiuro, un momento di scongiuro, insomma, per... Cioè, allora è anche uno abbastanza divertente, insomma, sì, 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 spiritoso, vabbè, ecco, diciamo, un barzellettiere, magari anche. Non tanto amato, però... Non da tutti, non da tutti, certo. No, al netto delle opinioni lui sa usare il suo corpo, sa comunicare e usare la comunicazione non verbale, gli va riconosciuto sicuramente. Vediamo qui anche, insomma, il largo uso del sorriso che fa...
è qualcosa che crea un'empatia automatica. Il sorriso è uno degli elementi che maggiormente ci fa riconoscere come amichevoli verso l'altro, e lui ne fa un uso abbondante, insomma, sapientemente oltretutto. Beh, comunque, essendo un imprenditore, è anche normale che abbia un certo tipo di allenamento, magari certo, trattando con manager o con altre figure di un certo livello, quindi non ci stupisce che sia preparato, ecco. Eccone un'altra, qui mi sembra un po' più arrabbiato. Sì, qui è un po' più arrabbiato. Lui, Berlusconi, usa spesso, come anche nella foto prima, questo gesto di indicazione. Un gesto, sì, che esattamente raffigura come un bastone, come a voler sia indicare qualcosa, e sia come a colpire eventualmente altri nemici. Infatti è un gesto di minaccia, spesso si dice non puntarmi il dito, come è se vero, fosse davvero un'arma o un bastone. Certo. E adesso invece è una persona che è tutta di un pezzo. Sì. Lui è veramente rigido. Sì. Beh, Monti è abbastanza composto, possiamo dire composto. Quello. Ha una modalità vocale abbastanza modulata, non parla velocemente, molto più simile a Bersani, che ha un grillo, un Berlusconi, una parlata, ecco, appunto, un po' cadenzata, anche automatica, cadenzata. Molto. Riflessiva, poi, diciamo. Sì, sì, sì. Poi usa molto i gesti illustratori, Monti, anche se li usa in modo lento. Quindi illustra le cose in maniera, diciamo, efficace, però lo fa nel suo stile, quindi ecco, con il suo tempo. Sì, 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 questo è proprio, ecco, è un gesto di aggressività, mima una presa al collo quasi, ecco. Quindi come per catturare l'attenzione o catturare un problema, effettivamente. Sì, sì, sì. Ed ora il nostro amato, è ancora lui. Riflessivissimo. Sì, qui sta, esatto, perché la mano davanti alla bocca, come anche qui napoletano, indica un momento di riflessione. Di riflessione perché non si sta appoggiando la testa per noia, come si può fare per esempio di lato, ma invece si crea un contatto col proprio corpo, e questo contatto, per questo circuito, cortocircuito, crea un'attenzione maggiore, una concentrazione maggiore verso l'altro. È molto normale toccarsi anche la fronte quando si pensa, quindi il contatto col proprio corpo ci aiuta a concentrarci in alcuni momenti. Vabbè, questa no, lui è molto, qui è quasi sorridente, sì, bonario. Sì, sì, beh, lui sembra un po', ecco, il nonno di tutti gli italiani, sicuramente. Anche se ha un carattere molto forte. Sì, 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 anche se però con la sua comunicazione verbale, al di là di quello che dice, è molto sereno, è molto serafico, è anche dolce in qualche modo, come diciamo prima, come i nonni, come lo stereotipo del nonno. Quindi è forte nella sua comunicazione, ma anche lui è molto simile a Monti, ha un ritmo cadenzato, ha una compostezza, una serietà di un certo tipo, insomma, che però fa anche parte del ruolo, giustamente, essendo il presidente. Molti GIP, GUP, forze dell'ordine si avvalgono della vostra collaborazione. Adesso ho preparato anche io delle foto, visto che si sta parlando tanto sì, del processo su Saraskazi. Ho preparato sì, la foto della Sabrina Misseri. Sì. Che qui in questa foto piange, cioè piange, comunque è sì, dolente. Sì, è dolente, è forse una delle poche foto in cui si vede questa espressione di dolore, in quanto analizzando molti altri video, molte altre foto, lei è piuttosto fredda, è molto fredda, controllata come persona. Quindi, ad esempio, questa foto è anche molto famosa perché qui non evidenzia il dolore per il ritrovamento no, della cugina, ma evidenzia uno stato di tensione, come a nascondere qualcosa, tensione più che un dolore espresso. Quindi è qualcosa che sta vivendo una forte tensione, anche il fatto di mangiarsi le unghie è abbastanza indicativo, un contatto col proprio corpo per rassicurarsi, per cercare sollievo da uno stato di tensione. È una persona che controlla molto. Sì, è molto controllata. Potrebbe essere una bugiarda, insomma, in qualche modo, perché chi controlla riesce. Sì, è una bugiarda, secondo me, diciamo che tutti siamo bugiardi, nel senso tutti diciamo delle bugie, omissioni o falsificazioni. Questo è un caso un po' più grave perché purtroppo c'è di mezzo la scomparsa di una ragazza e lei, diciamo, non dimostra molto dolore nelle sue affermazioni, nelle sue espressioni corporee, quindi anche spesso quando dice delle frasi il suo corpo, diciamo, che non va in quella direzione, o perlomeno è molto sospetto in alcuni suoi gesti, in alcuni suoi toni di voce, in alcune espressioni di dolore che non corrispondono al dolore naturale, sia come tempi che come espressioni facciali. Invece da studiare zio Michele. Zio Michele, un personaggio poliedrico. Sì, un personaggio poliedrico sicuramente, ma disturbato, possiamo dirlo. Sì, 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 sì. E diciamo che sta nascondendo molte cose e è abbastanza palese, insomma. Non è un abilissimo mentitore, diciamo, è secondo solo a Parolisi come peggior mentitore dell'anno. Infatti direi. Ho preparato anche una foto poi di Parolisi, perché secondo me
È importante, no? No, mente veramente male. Se sì, 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 qui vediamo, ecco, stiamo vedendo lo zio Michele, zio chiamato Michele. Ecco, appunto da tutti ormai zio Michele, in questi suoi momenti di dolore e di autoaccusa. Eccolo qua. Ecco, oh, ecco qui, Parolisi. Sì. Qui è una foto ufficiale, giustamente, è militare, è quadrato, militare. È quadrato. In realtà ci sono molti aspetti che non quadrano nella comunicazione non verbale di Parolisi, partendo prima di tutto da una famosa registrazione del sopralluogo fatto con i carabinieri. Certo. In quella registrazione vengono fuori tantissime anomalie del suo discorso. Io personalmente, vedendo alcuni minuti, ho riempito pagine e pagine, quindi sono potuto fermare a un certo punto, perché è davvero un cattivo mentitore. Una domanda ti volevo fare. Una persona colta, una persona che ha studiato, è più facile mentire, poter mentire o gestirsi meglio di una persona più basica così, o comunque allora, meno acculturata? Sì, possiamo dire che sicuramente un certo grado di cultura aiuta ad avere un controllo o a conoscere meglio alcune dinamiche psicologiche o relazionali, sicuramente. Però è vero che conta molto più l'esperienza che il grado di cultura. Ecco. Quindi può esserci una persona a bassa scolarità che è molto brava, molto abituata alla menzogna, che è bravissima. È una sorta di allenamento. Persone quindi, magari che hanno studiato, non sono abituate. Chi mente? Vogliamo sapere qualcosa? Ce ne sono tanti di indizi. Chi mente che tradisce? Ce ne sono qualche tanti. Qualche cosa, dai, qualche perla. Allora, diciamo che rimanendo sul lato del viso, per esempio, che è quello che poi si vede maggiormente nell'interazione con l'altro, possiamo innanzitutto dire che sia distogliere troppo lo sguardo, ma anche fissare troppo l'altro, può essere un indizio di menzogna. Quindi non solo la credenza, che poi è vera, è tradizionale che abbassi lo sguardo, sì, se abbassi lo sguardo, sì, mi stai mentendo, ma anche se ti guardo, se ti fisso troppo, è perché ti sto controllando che tu stai credendo a quello che ti dico. Quindi è anche un altro elemento. Attenzione. È spaventato. Un altro modo è riconoscere alcuni segnali della paura, per esempio, o del disgusto nel viso dell'altro, quando parliamo di alcuni argomenti che magari non vuole dichiarare, ma per esempio la paura è abbastanza visibile nello stiramento orizzontale delle labbra, ecco adesso lo faccio così, un po' forzatamente, sì, e anche nella palpebra inferiore che si stira orizzontalmente. Per esempio, la tosse nervosa anche. sì, è un tipico gesto, un gesto interno, se vogliamo, perché si muove la gola, che scarica la tensione. È equivalente a mangiarsi le unghie o a grattarsi il viso. È un modo in cui il corpo entra in contatto con se stesso, rischiarando la voce. Diciamo che chi conosce te deve stare molto attento perché è sotto controllo. Beh sì, però tendo a dividere la sfera professionale da quella privata, altrimenti poi si diventa un po' ossessivi, ecco, lo evito. C'è un modo per creare empatia con un interlocutore, con l'altro, quindi creare c'è una tecnica che è mutuata dalla PNL, che sarebbe la programmazione neurolinguistica, che è il cosiddetto mirroring o il rispecchiamento, quindi rispecchiare. Usano molti conduttori? Sì, per esempio tu ora sei in questa posizione, io imitando per esempio il modo in cui incroci le mani e la postura del tuo corpo posso creare un'empatia quasi automatica con te. È una tecnica usata da molti venditori. Quindi ecco, per esempio, ora tu hai un foglio in mano, io no, però posso tenere le mani nella stessa posizione e anche l'inclinazione delle spalle, quindi più ti somiglio, più creo un ricalco veramente a livello sia verbale che fisico, e più tu mi percepisci inconsciamente come un tuo simile. E per esempio, ti ha fatto una domanda prima il nostro collaboratore, come si fa a capire se piace una donna? In due secondi, fa a capire? Beh, se piace due un secondi, uomo? Eh? Magari in due secondi, che però poi sono proverò. Due mondi diversi. Sì, sono due mondi diversi. Cominciamo, parliamo di, per esempio, delle segnali di attrazione che una donna può dimostrare nei nostri confronti. Diciamo, l'uomo normalmente un po' più cacciatore ha degli atteggiamenti più aggressivi, no? Più dominanti, quindi il petto in fuori, no? La camminata lunga, spavalda, anche mettersi le mani intorno ai fianchi per sembrare più grande, certo, come il pavone che fa la ruota, no? Queste sono cose molto tipiche dell'uomo. Donna è più la donna femminile. Esatto, è più femminile, per esempio inclina il collo per mostrare, inclina la testa per mostrare il collo, quindi si arriccia i capelli per mostrare seduzione, scioglie i capelli al vento, li muove, certo, mostra anche centimetri di pelle, magari aprendo la camicetta o accavallando le gambe per mostrarle, insomma, quindi ci sono questi segnali. E attenzione, che è tutto sotto controllo. Molte cose si possono controllare. Tu hai un blog? Sì, ho un blog
che i telespettatori possono consultare, perché ogni volta tu scrivi, posti novità, certo, cose nuove. Certamente. Ed è www.francescodifant.it. Facilissimo, come il mio nome. Allora, il tempo è volato. Sì, è volato. Ed è stato veramente piacevole. Certo. Io ti volevo chiedere altre mille cose, quindi non ho esaurito tutte le mie domande e ti chiederò di tornare e di stare insieme a noi. Magari se gli spettatori vogliono chiedere qualcosa, mandano un fax, un'email. Ben volentieri, anzi, ben volentieri, ecco, ci sono curiosità, sicuramente ben volentieri tornerei qui. Grazie Francesco. Ma grazie a te Alessandro. Grazie per averci seguito.